Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Undertale. Con questa musichetta bellissima, io sto adorando, vi giuro, la colonna sonora di questo gioco. È incredibile, è spaziale, è inconcepibile per me che una sola persona abbia creato tutto questo, al di fuori della genialità dei giochi di parole, di alcune scene veramente, boh, non lo so, assurde, come quella che abbiamo visto del cane con l'artefatto. Ma la colonna sonora è incredibile, è di una bellezza, cioè nella sua semplicità è veramente più che perfetta, è incredibile. Comunque, nell'ultimo episodio abbiamo esplorato un po' la fattoria Bluk, che è quella che credo sia questo posto, e qua vicino c'è il villaggio Ten, com'era? Eccolo qua, era il cartello che ce lo diceva. La fattoria Bluk, Roventerra, villaggio Temmi. Da qualche parte qua dovrebbe esserci il villaggio Temmi, ammesso che non sia questo. Qua sotto cos'è che c'era? Ah no, assolutamente niente. Ecco, queste schermate qui, con il nulla, l'acqua che scorre, la musica che si interrompe, non le ho ben capite, perché non credo che siano qua a caso, sapete? Non credo proprio, però non ne ho capito l'utilizzo. Allora, prima di andarcene, vorrei ricontrollare l'inventario a posto, ma se provo a richiamare Toriel... Niente, Toriel non ci risponde più. E se invece provo a chiamare Papyrus? Ah, e ora vi devo dire una cosa, Se vedi un negozio, fai attenzione al calore. Per via delle scontanti, nuove offerte. Sconti scontanti, scontanti. Al mio negozio immaginario. Oddio, oddio, queste cazzo di freddure. Allora, però mi è venuta in mente una cosa importantissima. Riguardo Papyrus, sì, Papyrus, perché come al solito ci devono essere, non so che aggettivo utilizzare perché non ne trovo uno corretto, però come al solito ci sono i classici che ti fanno: Cencio, non si dice Papyrus, si dice Papyrus. Mannaggia la miseria, ragazzi. Ma pensateci un attimo, ma Papyrus, ma cos'è Papyrus? Ok che in inglese il papiro si legge Papyrus, ma che cazzo di nome? Ma è orribile, ma senti come suona Papyrus. Sembra tipo, non lo so, il nome di un frutto, ma che ne so, ma fa schifo Papyrus, ma è orribile. È molto più bello Papyrus. Cioè non me ne frega niente come si pronuncia, capite? Papyrus. Papyrus non si può sentire, è più bello. Papyrus, Semplice. Mamma mia. Feriti, esausti e timorosi per le nostre vite, ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro più potenti maghi ci hanno sigillato nel sottosuolo con una magia. Qualsiasi cosa può entrare nel sigillo, ma solo esseri con un'anima potente possono uscire. C'è solo un modo per invertire questa magia. Se un potere enorme, equivalente a sette anime umane, attaccasse la barriera, essa verrebbe distrutta. Oddio, quanti fiori dell'eco. Ma questo posto maledetto non ha entrate né uscite. Non c'è modo che un umano possa arrivare qui. Rimarremo intrappolati qui sotto per sempre. Oh merda, e noi invece siamo qui. Io me lo sento che tra poco c'è il combattimento con Undyne. Me lo sento. Ah, what the fuck? What the fuck? Oddio, ma dove sto andando? Nemico speciale Temmi. Compare per sconfiggerti. Ok, vediamo cos'è un Temmi. Dai cereali. Osserva, Temmi, non tem nessuno. Adora coccolare gli umani, ma tu hai un'allergia a loro. Oh my god, umani carini, muore. Ah! Ma che cazzo di attacco è sta roba? Temmi ha scordato l'altro attacco. Contrai. Dai cereali Temmi. Temmi vuole solo i cereali Temmi. Ma glielo ho dati. No, così affamato. Muore. Oh.
Ma non è lì. Ma come lo eviti questo attacco? Ma Tammy si sta sistemando i capelli. No, ok, dobbiamo capire come contrai? Contrai i muscoli a Tammy. No, i muscoli non sono carini. Oh, mi permetto di dissentire. No. Siamo soli soletti, eh? No, adesso devo combattere con lui. Ah! Aaron aspetta la tua prossima contrazione, maledizione. Contrai il bicipite. Aaron contrai fortissimo, flette muscoli, perfetto. Porca miseria, sti cosini. Curiamoci, usiamo l'unicotto. Ok. Ma dove sto andando? Non so se... Ma... Aspetta, no, voglio seguire la strada che avrei dovuto seguire. Perché mi si era illuminato roba là. Ok, da qui. Sicuramente questa è la strada più lunga, io ho trovato una scorciatoia. Ah, gelatina, bastava fare risparmia. No, perché? Gelatina se la prende comoda. Imita. Ti avvicini a gelatina all'improvviso. Wow. Oh, oh, oh. Gelatona rotea, ma con riservatezza. Gelatona, ma cos'è? Attacco 10, difesa 18, decisamente più grande di una tipica gelata. Suoni viscosi. Ecco. Ok, questo è facile da evitare. Come facciamo? Sdraiati, abbraccia, disabbraccia. Sdraiati. Ti sdrai, gelatona si sdraia con te. Gelatona si illumina di mezzo. Suoni viscosi. Mi rifà questo attacco qui. Devo provare ad abbracciarla, quindi. Abbraccia gelatona, diventi appiccicaticcio, la tua velocità diminuisce, porca miseria. Disabbraccia? Non abbracci gelatona, apprezza il tuo rispetto del suo spazio personale, Roar. Ma come devo combattere sta povera bestia? Aia, mi sono distratto. Gelatona sembra sentirsi a proprio agio con te nei paraggi. Oh, ok, devo disabbracciarle, quindi. Madonna, ma si è messi male, eh? 11 HP. La cancellata cos'era, la cancellata? Cura non si sa, recupera PS, punti segugio. Ma questo è quel cane fastidioso che sta continuando a mettermi roba strana nell'inventario. La crostata al caramello, ancora ce l'abbiamo. Meglio, boh, non voglio usarla se non sono costretto. Sì, questa è la strada lunga, stai a vedere, eh. Ah. Era corretta la strada che avevo beccato all'inizio a caso, pensa te. Pensa te, vabbè, era giusto esplorare e dare un'occhiata. Spuntano dal nulla Tilavo e Aaron. Ok, prima Tilavo che si fa veloce. Tilavo, pulire. Inizia a saltellare tutto eccitato. Oddio, la combo, no! Oh. Ma guarda dove mi ha buttato le gocce, Aaron suda freddo. Dai, dai, ancora Tilavo, vediamo se siamo fortunati. Oh. Dai, ma smetti di lanciarmeli di sotto. No! Oh! Ma continua a lanciare. Ora vado di sotto. Aia. Ok, l'ho preso. Mi sono fatto fare un danno della Madonna, ma mi sono preso. Risparmia. Perfetto, adesso devo stare attentissimo qui. Quanti... Ma abbiamo troppi pochi punti feriti. Madonna, cominciano a diventare una cara mostri. Sa di liquirizia. Ah, era quella che non sapeva di liquirizia.
Aaron ti schizza con dell'acqua giocosamente. Ma che cazzo? Contrai. Ok, questo attacco è già meglio, lo preferisco. Il triplo? Ah no, ok. Pensavo che già volava via. Ora dovrebbe andare. Perfetto. Andiamo, andiamo. Ah, praticamente mi avrebbe aperto la strada qui. Perfetto. A che serve sta cosa? Boh. In assenza di torce o magie per trovare casa, i mostri usavano i cristalli per muoversi. Oddio, ma io ho bisogno di curarmi, altro che... Ah, le torce ridanno luce ai cristalli, ok, ok. Dannazione. Io proverei a fuggire qui. No! Ok, oh madonna. No, ma troppa roba. Troppa roba, siete matti? Gelatona disabbraccia. Non abbracci Gelatona, apprezza il tuo rispetto e il tuo spazio personale. Ok, dimmi che è già... Oh! No, ma è follia. È follia. Ok, almeno questa ce la siamo tolta. Vai via, basta, basta. Oddio. Sta risciacquando una pizza, ti lavo, pulire. Dai, mandamelo di sopra le gocce. Va bene, allora, ora di sotto, di sotto. Eccola. Sì. Ok. 4 punti ferita. Tocca mangiare la crostata. Alpo pezzo di neve, no. Il gelieto, mangiamo il gelieto. Un disegno di un abbraccio. Hai recuperato 15 punti salute, ok. E si è fatto buio, mannaggia. Veloci, 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 veloci. Dai. Qua su. No, c'era la torcia di qua. Ma qui non si va da nessuna parte. Maledizione. Riaccendi. Stavo andando bene. Veloce. Che abbiamo una torcia in alto a destra. Ancora. Ok, allora, prima la gelatona. Disabbraccia. Oh. Oddio, ma... Madonna, ma questi attacchi combinati sono tremendi, eh. Ok, già è meglio. Oddio, oddio, oddio. Ok. Ti lavo. Pulire. Mandamela giù. 2 addirittura. Dai, 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 dai. Perfetto. Oddio, che buio. Il fiore dell'eco. Dietro di te. Ah. Sette anime umane. Con il potere di 7 anime umane, il nostro re Asgore Drimur. Ah, ah, quindi Asgore è Drimur, il principino cagnolino cucciolino. Da notare il nome Drimur, che se ci fate caso assomiglia molto alla parola dreamer, sognatore, ma al tempo stesso è anche un anagramma di murderer, ovvero di assassino, di uccisore, no? Quindi diventerà un dio.
Con quel potere Asgore potrà finalmente infrangere la barriera. Ecco, esatto. Qui si ritorna al discorso di Papyrus. Asgore non si leggerebbe Asgore, ma sarebbe Asgore. Tipo. Allora, ci siamo capiti. Potrà finalmente infrangere la barriera, riuscirà a riconquistare la superficie degli umani e restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima o la strapperò dal tuo corpo. Oh shit. Undyne, ti aiuterò a combattere. Oh merda. Yo! Ce l'hai fatta! Undyne sta proprio di fronte a te! Hai dei posti in prima fila al suo combattimento! Ma che idiota, mica ha capito che sta combattendo contro di me! Un momento! Contro chi sta combattendo? Ehi! Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Che mi salva sempre quel piccoletto. E adesso? Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Ma che bello. E adesso? Oh, qua su, qua su, qua su. Oh mio Dio, quanti fiori dell'eco. Senti una conversazione di passaggio. Se ti dico il mio desiderio, prometti di non ridere. Oh, è quello di prima. Ma certo che non riderò. Un giorno vorrei arrampicarmi in cima a questa montagna sotto la quale siamo sepolti tutti. Stare sotto al cielo, osservare tutto il mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Senti ridere. Ehi, hai detto che non avresti riso affatto. Scusa, è solo che è buffo. È anche il mio desiderio. Che triste sta cosa, ragazzi. Ma chissà perché è scoppiata una guerra tra gli umani e i mostri. Cioè. Sono buonissimi questi mostri, perché? Perché sono gli umani, il cancro. Tuttavia, esiste una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie, egli tornerà e il sottosuolo diverrà vuoto. Oh, qui c'è tipo. Cos'è? Diverso? Si rompe? Yo! Beh, io lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Io, tu sei un essere umano, giusto? Haha, caspita, lo sapevo. Beh, lo so adesso, voglio dire, Undyne mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi, ecco, immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere. Ma non sono bravo ad esserlo. Io, diresti qualcosa di cattivo così che possa odiarti? Per favore? No. Io, cosa? Quindi devo pensarci io. O la va o la spacca. Io, tu, mi fai schifissimo. Caspita, sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. Oddio. Io, aspetta, aiuto, sono inciampato. Tiralo su. Io, senti un po', se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovrai affrontare me prima. Se n'è andata. Io, mi hai proprio salvato la pelle. Immagino che non potessimo davvero essere nemici. Ah, ci toccherà essere amici invece. Caspita, dovrei davvero tornare a casa. Scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. E vai piano, non correre, che caschi. Ci becchiamo. E vai. Oh, però dai, dai, ci è andata bene con Aiden, ma credo che non riusciremo a evitarla ancora a lungo, eh. Oh mio Dio, cos'è? L'uscita dalla caverna?
Sette anime umane e Reasgore diventerà un dio. 6 è quante ne abbiamo acquisite finora, capisci? Con la tua settima e ultima anima questo mondo verrà trasformato. Prima però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Tutto iniziò molto tempo fa. No, sai cosa ti dico? Al diavolo! Perché dovrei raccontarti quella storia quando stai per morire? Tu! Ma che cazzo è? Una specie di mostro della laguna? Stai intralciando le speranze e i sogni di tutti quanti. Dai libri di storia di Alphys pensavo che gli umani fossero benevoli. Ma tu? Tu sei solo una bestia senza scrupoli. Te ne vai a spasso nelle caverne attaccando chiunque incontri. Non è vero, non è vero. Autodifesa, ma per favore. Non li hai uccisi per necessità. Ma chi ho ucciso? Ho ucciso solo un mostro per sbaglio. Li hai uccisi perché lo trovavi facile? Perché lo trovavi divertente? No, non è vero, non ho fatto tutto questo io. Credi sia stato divertente quando ho scoperto... Credi che sia divertente quando i familiari delle persone non ritornano a casa? Lo trovi divertente? No. Ma il tuo tempo è scaduto, delinquente. Non farai più del male a nessuno. È apparsa una guerriera in armatura scintillante e tutto il dolore che hai inflitto ai caduti, ogni speranza, ogni sogno che hai ridotto in cenere, te li farò pagare a colpi di lancia. Ti mostrerò quanto i mostri possano essere determinati. Andiamo, vieni avanti e finiamola. Oh cazzo, ma io non ho fatto quello che dice lei. Il vento sta soffiando, ti riempi di determinazione. Ok, sarà un bel fight questo ragazzo, io non voglio ucciderla. Eccoci qua, dunque. Basta fuggire. Eccomi. Oddio, ma quanto è piccolo il quadratino. En garde, sono diventato verde. Andai in attacca. Osserva. Andai in attacco 50, difesa 20. L'eroina che non si arrende mai. Oh, cazzo, come facciamo? E come facciamo? Finché sei verde non puoi scappare. A meno che tu non impari a guardare in faccia il pericolo, non resisterai un secondo contro di me. Ok. Andai in punta eroicamente un dito verso il cielo. Oh cazzo. La sfidiamo. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili. I colpi diventano più rapidi. Non male, che ne dici allora di questo? Vieni, vieni. Vieni, vieni, non ti temo, Undyne. Undyne mostra un sorriso minaccioso. La sfidiamo ancora. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili. I colpi diventano più rapidi. Per anni ho sperato in un lieto fine. No! Ho sbagliato la levetta. Undyne si erge minacciosa. Qui forse è meglio usare le freccettine. Sfida ancora. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili. Diventano più rapidi. E adesso la luce del sole è così vicina. Oh, ma che cazzo è? Ok, allora. Non posso usare la levetta. Undyne punta eroicamente il dito verso il cielo. Noi continuiamo a sfidarla. Ah, non puoi sconfiggerci, Undyne. Undyne tiene i pugni davanti a sé e scuote la testa. Dai, dai! Vai, i colpi diventano esagerati. Basta con il riscaldamento. E va bene? No, azzo! Quello lo potevo evitare. Undyne si passa il dito sul collo. Ah, mi fa il segno di crepare. E va bene. Mangeremo la cansalata. Mangi la cansalata. Oh, palla da tennis fritta. What? Ah, sei resistente. Sì, ho mangiato la cansalata e la palla da tennis fritta. Merda, sto sbagliando tutto. Undyne si erge minacciosa. Sfidiamola ancora. I suoi attacchi sono troppo facili. I colpi diventano esagerati. Anche se tu potessi sconfiggermi. Mi ha paralizzato. Undyne si passa il dito sul collo. Va bene. Non so se è il caso di usare un'altra cura. 7 HP. Dovremmo resistere un altro colpo. Dai!
Non gliene importa che gli attacchi sono troppo facili, ok? Nessun umano è mai andato oltre Asgore. Oddio, ho sbagliato tutto qui proprio, ma è difficilissimo per la sensibilità. Adesso dobbiamo curarci di nuovo. Oh no, abbiamo solo la crostata al caramello e il pezzo di neve. Cavolo, il tè di mare. Che faceva? Ci aumentava la velocità, mi pare. Cazzo, abbiamo finito gli HP. Il pupazzo di neve non si tocca. Proviamo il tè di mare, ma mi pare che non curava. La tua velocità aumenta. E 10 punti salute, ok. Onestamente ucciderti ora sarebbe un atto di pietà. Bastarda. Andai in punta eroicamente un dito verso il cielo. Possiamo resistere, possiamo resistere. Dice Andain che i suoi attacchi sono troppo facili, i colpi diventano più rapidi. Andain si erge minacciosa. Non resisteremo a lungo. Sfida. I suoi colpi diventano più rapidi ancora. Quindi smettila di essere così resistente. Andai in punta eroicamente un dito verso il cielo. Basta, non ce la facciamo più. Dice Andain che i suoi attacchi sono troppo facili, i colpi diventano più rapidi. Di che diamine sono fatti gli esseri umani? Siamo potentissimi. Oddio, che liscio. Andain fa una suplex ad un masso gigante solo perché può. Ok. No, non lo volevo supplicare. Che voi solo che siate amici, si ricorda di qualcuno. I suoi attacchi diventano un po' meno estremi. Chiunque altro sarebbe morto a questo punto. Oh merda. No. No, sono il pollo, sono un pollo. Ce l'avevamo fatta, ce l'avevamo. Ok, ci riproviamo, questa volta è quella buona. No, 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 ma chi si scoraggia? Sono più pieno di determinazione che mai. Andiamo. Vieni, vieni, vieni. Sì, sì, adesso mi blocca. Supplica. Dice Andain che non vuoi combattere, ma non succede niente. Ok, se ce li fa così lenti è GG. Andain fa una suplex a un masso gigante solo perché può. Riproviamo, supplica. Dice ad Andain che non vuoi combattere, ma non succede niente. Non male, che ne dici allora di questo? Ok. Andain si erge minacciosa. Supplica. Ma non succede niente. Ok, prima devo sfidarla. Proviamo a sfidarla adesso. I suoi attacchi sono troppo facili. I colpi diventano più rapidi. E adesso la luce del sole è così vicina. Oh, oh. Andain saltella, supplica. Che non vuoi combattere, ma non succede niente. Porca puttana. Andain saltella impaziente. Sfidiamola di nuovo. I colpi diventano esagerati. Ok, adesso devo supplicarla, credo. Ma assurdo qui. Wey! Supplica. Dice Dandain che voi solo che siete amici, si ricorda di qualcuno, i suoi attacchi diventano un po' meno estremi. Ehi, sei resistente? No, io lo odio sto coso. Ok, sta andando meglio. Dandain pensa ai suoi amici e colpisce il terreno con i suoi pugni. Riproviamo, supplica ancora. Dice Dandain che voi solo che siete amici, si ricorda di qualcuno, i suoi attacchi diventano un po' meno estremi. Ma anche se tu potessi sconfiggermi... Oddio che odio questo. Mi sono impallato lì. Fa una suplex a un masso gigante. Supplica. Ok. Dobbiamo andare avanti così, dobbiamo solo resistere. Nessun umano mai è andato oltre Asgore. Ok, diciamogli ancora vogliamo solo essere amici. Perfetto, dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. Oh! Andain si erge minacciosa.
Non ti uccido, Undyne, e tu non ucciderai me. No! Dice ad Undyne che non vuoi combattere, ma non succede niente. Quindi smettila di essere così resistente. Wey! Undyne ruota spazientita la sua lancia. Adesso dobbiamo sfidarla. I colpi diventano più rapidi. Di che diamine sono fatti gli esseri umani? Che cancro! Oh! Undyne saltella impaziente. Ok, sfidiamolo ancora. Colpi diventano esagerati. Il prossimo la supplichiamo. Chiunque altro sarebbe morto a questo punto. Qui. Qui. Oddio. Che mi ha bloccato. Undyne mostra un sorriso minaccioso. Supplica. Chi vuoi che siate amici si ricorda di qualcuno. Ok. Alphys mi ha detto che gli umani sono determinati. A voglia. Te. Undyne pensa ai suoi amici e colpisce il terreno. Supplica ancora. Adesso capisco che cosa intendesse. Oh! Undyne ruota spazientita la sua lancia. Supplica ancora. Perfetto. Così riusciamo a resistere più a lungo. Speriamo che capisca che non vogliamo combatterla. Ma anche io sono determinata. Vedo, vedo. Capperini. Undyne saltella, supplica. Non succede niente. Ok, tocca riaumentare. Determinata a finirla proprio ora. Odora di sushi. Curiamoci. Con la cansalata. Mangi la cansalata o sadisco d'insolio. Perfetto, ci siamo rifullati. Proprio ora. Oddio. Undyne punta eroicamente un dito verso il cielo. Non dobbiamo curarci. Sfida. Dice Undyne che i suoi attacchi sono troppo facili. I colpi diventano più rapidi. Proprio ora. Oddio, questa è stata brutta. Ah. Cazzo, Undyne saltella impaziente. Ancora, ancora. Ah, ridi. Ma ha preso un colpo solo. Undyne si erge minacciosa. Basta, mo. Ma non succede niente, ok? Dobbiamo sfidarla ancora di più. Ma vuoi crepare, piccola peste? No! 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 Oddio! Madonna, m'ha spaccato qui. M'ha spaccato. Basta, ti prego, basta. Bevi il tè di mare. La velocità aumenta e ho recuperato 10 PS. Mi stai intralciando. Ok. Odora di pesce arrabbiato. Ce la stiamo facendo. Supplica. No, devo sfidare, porca miseria. Ah no, ecco. Si ricorda di qualcuno. I suoi attacchi diventano un po' meno estremi. Ora non verrò sconfitta. Ma chi ti sta combattendo? Ma ti rendi conto che stai lottando da sola, stronza? Io sto solo cercando di non crepare. Gli occhi di Undyne hanno dei tic nervosi. Ok, sta cedendo, sta cedendo. Continuiamo a supplicare. No, prova a fuggire. Scampata. No, ah, ma ha ripreso. Ok, ho capito. Smettila di scappare. Undyne attacca. No, io fuggo. Addio. Via, 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 via. Via, via, via. No, Undyne, no. Lasciami in pace, ti prego, Undyne. Che c'è scritto là sopra? Benvenuti. Io fuggo di nuovo, Torna qui, tempista. No, non è vero. Ciao, non puoi essere battuta tu. Dream. Ehi, come va? Senti, stavo pensando. Tu, io e Undyne dovremmo uscire insieme. Mi sto uccidendo la gola. Sono sicuro che sareste ottimi amici. Mi stai inseguendo adesso. Perché non ci incontriamo a casa sua più tardi? Click. No, lasciami in pace, lasciami in pace, lasciami in pace. Sans, Sans. Ho preso tempo, ho preso tempo. Armatura troppo calda. Ma non posso arrendermi.
No, non morire, oh. Boh. No. Sembra disidratata. Un distributore d'acqua. Ne prendi un bicchiere? Sì. Hai preso un bicchiere d'acqua. Tieni. Dai l'acqua ad Undyne, sì. Se n'è andata. Se n'è andata e non c'è più Sans. Ok. E questo cos'è? È un fungo panino, cos'è? Un fungo brioche. Non lo so, però l'abbiamo scampata, ce l'abbiamo fatta. È venuto un episodio lunghermo. Cercherò di fare dei tagli dove siamo morti nel combattimento con Undyne, perché tanto non ha senso che vediate tutta quella roba di continuo. E fermiamoci qui per adesso. Non ho idea di che cosa sia quell'affare e lo scopriremo nella prossima puntata. Alla prossima.